Benvenuti in questo video, sono Gianni95 e questo è God of War. Allora, siamo arrivati a questo punto della storia che dobbiamo andare a distruggere per uno spirito e la statua di Thor. E vabbè, io vi registro perché voglio proseguire con la serie, quindi voglio andare avanti. Speriamo di riuscire a fare tutti i progressi e di riuscire ad andare avanti, perché sennò cioè, se veniamo bloccati qua in mezzo diventa solo una perdita di tempo e basta. Quindi adesso dobbiamo andare a distruggere la statua di Thor. E siamo arrivati fino a questo punto. Ora dobbiamo andare qua sotto. Che è successo a questi? Segui gli indizi. Ok, tracce di bruciatura. E tutte nello stesso punto. Forse hanno cercato di ripararsi da uno sputafuoco. E sono morti lo stesso. Aia, no, 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 no. Muori. C'è neanche il tempo di uscire da questo buco che arriva la gente che ci attacca. Mistero aggiornato. Solitamente i lupi cacciano in branco per circondare la loro preda. Mio padre può cercare di tenere davanti a sé e lasciare che io li distragga. Va bene. Beh, comunque la vita l'abbiamo recuperata, quindi va bene. Allora, lì dobbiamo passare, dobbiamo sollevare quello. Qua c'è una cosa da fare. Qua dietro cosa c'è? Quadrato. Leggi. Certo. Vida dadal. Cioè, caccia alla morte. Bene. Pessime opzioni. Caccia alla morte. Qualcuno è morto durante la caccia. O davano davvero la caccia alla morte? Brutta storia in entrambi i casi. Sì. Va bene. Ragazzo, di qua. Signor sì. Poverino, dannato sia l'Elenna, rovina dell'umanità. Poverino, la Zeus che lo sfruttiamo per leggere le cose. Sono morti ormai. Tiri. Una catena indistruttibile. Hoth si è liberato di nuovo, stavolta invece di volarsene via, vuole vendetta sui suoi aguzzini e intende radere al suolo Vae Tugard. Cerchiamo rifugio nelle caverne circostanti, come in passato. Il nostro re ci assicura che la prossima catena sarà indistruttibile. Se c'è qualcuno in grado di costruirne una simile, quello è Mozzonir, architetto della grande fortezza di Konungsgard. E il condottiero di Vae Tugard, Lothar Enano, protettore degli uomini. Vince un re dei nani? Va bene. Queste persone sembrano un po' più amichevoli. Peccato non gli sia servito a nulla. No, sono curioso. La curiosità è pericolosa. Concentrati. Vabbè, ma un po' di curiosità fa sempre bene. Cioè, un po' di esplorazione, un po' di cose. L'eco non si dovrebbe più sentire, a quanto pare, perché ho sistemato il problema, credo. Questo tizio è morto sotto la pietra in modo malissimo, cioè, è morto malissimo. E noi inferiamo, giustamente. Inferiamo sul suo cadavere. Ok, wow, possiamo anche tornare indietro. Wow. Wow, cosa? Questo è il fuoco. Il fuoco non si può distruggere. Dobbiamo usare questa barca. Ok, dobbiamo usare questa barca, mi sa. Che non fa vedere cosa c'è qua sotto, però va bene. Vediamo se c'è un corvi. Corvi sembra che non ce ne siano.
Sopra cosa c'è? No, è solo la montagna. Come si fa a costruire statue così grandi? I nani sono creature ingegnose. Hai la scoperta, vedi tu, guarda. Devono essere stati danni molto importanti. Oh, abbiamo scoperto l'alea, perfetto. Quindi noi dobbiamo andare ad arrivare qua per distruggere la statua. Però niente ci vieta di esplorare la zona. Quindi possiamo esplorare un po' la zona. Dobbiamo andare lì. Credo che la nostra storia debba essere conclusa. Odino uccise Ymir e usò la carne del gigante per dare forma al regno di Midgard. Si fece chiamare il padre di tutti, come se fosse lui il creatore e non il suo assassino. Ymir, che strano, Ymir fu il primo gigante e ogni cosa nacque dal suo corpo. Non solo gli altri giganti, ma il vento, gli alberi, il sole. Questi bachi si trasformano in nani. Odino lo uccise. No, allora, questi bachi si trasformano in nani? Odino lo uccise. Ma da dove veniva? Ymir nacque dal fuoco e dal ghiaccio. Terre e creature nacquero dalla sua carne. Inclusi gli Aesir che poi lo uccisero per portare ordine, ovvero assumere il comando. Il primo gigante fu la prima vittima di Odino. Ah, ok, quindi Odino è la sua prima la prima kill di Odino è il gigante Ymir. Bravo Odino, cioè, fai proprio le cose scelte giuste, no? Avido, despota. Ymir. Oh, scusa ragazzo. In effetti, credo che sia meglio finirla qui. Okay. Vedo qualcosa da giù. Ventiquattro di oro, va bene. Lì ce n'è un altro. Qua non c'è niente, quindi possiamo già tornare indietro. Qui. Questo cos'è?